rispondono in maniera permanente. Chiederò quindi un avviso, non manderò una roba, insomma. La stessa cosa mandate. Sì, sì, c'è una considerazione che c'è la necessità di capire le sensazioni della nuova gestione che cominciano su altro. Nel giorno in cui celebriamo la festa della Repubblica Italiana, vogliamo ricordare coloro che posero a memoria della Grande Guerra questo solenne monumento ai caduti. La storia della nostra patria è irrorata dal sangue di milioni di martiri il cui sacrificio è stato necessario affinché noi vivessimo in democrazia. È nostro dovere dare lode, onore, preservare questo bene bramato e necessario alla comune convivenza. Coloro che vollero questo monumento già allora ritennero fondamentale lasciare un segno che fosse memoria di questo sacrificio. Noi oggi vogliamo loro rendere omaggio con questa lapide, vogliamo celebrare i martiri della nostra patria, gioire per la libertà a noi donata a costo del loro sangue, difendere il diritto che appartiene a tutti gli uomini di autodeterminarsi. In una condizione ormai assunta in cui l'umanità ha battute le barriere territoriali appartiene ad un'unica grande nazione, ed in cui ognuno deve costantemente contribuire al bene comune. Questo monumento ci ricordi che la libertà, la democrazia possono essere alienate dalla bramosia che appartiene alla nostra stessa umanità. Bisogna vigilare con lo sguardo fisso ai valori democratici, come il soldato, il milite che accoglie ogni bacolese su questo monumento. La terra, tra le sue mani, inumidita dal sangue, va difesa da ogni affronto, oggi più di tutti quello ambientale. Non basta celebrare e ricordare, è necessario unire a quel sangue il nostro contributo quotidiano nel nome della libertà. A distanza. Buon giorno a tutti, buona festa della Repubblica, un saluto a tutti quanti voi presenti in questa prima giornata in cui la città piano piano riprende la normalità, lo fa con le dovute distanze, lo fa con la mascherina, ma lo fa con la consapevolezza che c'è ancora una battaglia da vincere. È la battaglia sanitaria, ma è soprattutto la battaglia economico-sociale della crisi che stiamo vivendo,
però è una battaglia che per vincerla va combattuta. Va combattuta con la presenza di tutti, con la partecipazione attiva di tutti, con la collaborazione di tutti, tenendo conto che viviamo un periodo di crisi che non da me, ma dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato definito come il momento più cupo dal secondo dopoguerra ad oggi. Allora sarà significativo che torniamo in strada, torniamo in piazza, proprio nel giorno in cui si festeggia l'inizio di quel secondo dopoguerra, il 46, il 2 giugno del 46, quando l'Italia decise con un voto democratico, tra l'altro combattuto, la Repubblica, per decidere le sorti del proprio futuro. Oggi è il 74esimo compleanno, ricorrenza di quella data, e siamo in piazza con autorità civili e militari. Ringrazio tutti, in particolar modo il comandante della Guardia di Finanza Francesco Alloni, il comandante della Marina Militare Benedetto Esposito, e ringrazio la Marina, ringrazio tutte le forze e le autorità che in queste settimane, in questi mesi sono stati presenti su tutti, il comando di polizia della Polizia Municipale con la comandante Leone, Maria Alba Leone, siamo stati presenti in città per dare un supporto, per dare una mano, per controllare quello che non era una repressione, era la volontà di voler difendere la salute di tutti, era la volontà di volervi farvi vivere la città quando acquistavate il pane, stavate in fila, quando andavate in farmacia, e di farlo in sicurezza. Lo abbiamo fatto nel rispetto di quelle che erano delle norme e delle regole nazionali, così come lo stiamo continuando a fare oggi. E se avete visto posti di blocco all'ingresso della città, all'ingresso delle nostre strade principali, non era perché stavamo in vostro contrasto, ma perché stavamo a vostra difesa. Ed è lo stesso spirito con cui oggi continuiamo questa sfida con grandi difficoltà, perché se da un lato ci viene detto che quasi tutto è finito, dall'altro lato abbiamo la necessità e il bisogno di raccontarvi che c'è ancora da stare attenti. Dobbiamo essere tutti, in particolar modo i meno giovani, i giovani di spirito, ma chi ha qualche capello bianco in più ha bisogno di stare ancora più attento per fare in modo che i numeri già abbastanza contingentati del contagio in questi mesi siano, come dire, siano limitati a questi e non aumenti. Allora oggi è una giornata particolare perché la festeggeremo in più tappe. La festeggiamo qui in Villa Comunale al cospetto del Milite Ignoto, di una targa che abbiamo scoperto e che ricorda quelli che sono stati i valorosi cittadini di Bacoli che nel corso della Prima Guerra Mondiale hanno sacrificato anche la propria salute, la propria vita per donarci un bene di cui abbiamo compreso il valore proprio in questi mesi, la libertà. Restare chiusi in casa in questi mesi di quarantena forzata ci ha fatto riscoprire il piacere di poter scendere, di poter andare a incontrare la mamma e il papà, cosa che c'erano stati addirittura proibiti per un'emergenza sanitaria. Oggi riscopriamo quel valore, e quel valore esistente, vivo ed è presente, e lo possiamo vivere soltanto perché qualcuno ha combattuto per noi. Non ci è stato regalato, è stato donato a noi attraverso il sangue, attraverso la battaglia, attraverso la lotta, attraverso una guerra. Allora se i nostri nonni e i nostri bisnonni, per ottenere qualcosa di importante, un valore di inestimabile pregio, hanno dovuto donare la vita, non credo che vi abbiamo chiesto molto se vi abbiamo soltanto costretto, tra virgolette, a restare per qualche mese a casa, ripeto, per la vostra salute. Ora saremo qui, tra pochi minuti ci sposteremo al faro di Miseno, e ringrazio ancora il comandante, che è uno dei simboli della nostra città. Il faro, ho letto ieri un articolo, è stato dichiarato il secondo faro più bello d'Italia, il faro. Il percorso che porta al faro è forse il secondo percorso peggiore d'Italia per tutta una serie di motivazioni di cui noi siamo colpevoli. Ebbene, vogliamo riprendere un percorso di normalità, e ringrazio l'assessore alla cultura Mariano Scotto e con lui tutta la giunta e tutto il consiglio comunale, il presidente del consiglio Mauro Cucco, che sono oggi qui presenti, perché hanno preso a cuore anche in questa crisi la rivalorizzazione di un bene sacro quale quello del paesaggio che si ammira dal promontorio di Miseno. Subito dopo andremo al fontile di Torre Gaveta, dove abbiamo fatto allestire delle bandiere, una italiana e una europea, per rappresentare un segnale simbolico, però importante. Il pontile di Torre Gaveta non più come luogo di attraversamento, a volte anche di degrado, ma grazie allo sforzo civico di comitati di quartiere
e grazie all'impegno di tutti una porta verso il Golfo dei Campi Flegrei. E chiuderemo stasera alle ore 19 al Parco del Fusaro, riapriremo la Casina Vanvitelliana, perché Bacoli riparte dalla cultura, riparte dal tesoro della nostra ricchezza principale, che è la nostra, sono i nostri siti culturali, i nostri siti archeologici. Oggi il 2 di giugno riapre il Parco Monumentale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, riapre i nostri monumenti, che sono la chiave di volta per il riscatto di questa città. E in questa, diciamo, tour che durerà un'intera giornata, ringrazio le associazioni che ci hanno dato una mano, per la lapide Maurizio, che ha donato la lapide, e voglio ringraziare, permettetemi, oltre le famiglie qui presenti dei caduti, permettetemi un plauso a Ciro Amoroso, che è qui un dipendente comunale dell'ufficio cultura del comune di Bacoli, che ancora una volta ha donato la propria conoscenza al servizio della comunità con un testo che potrete trovare nelle librerie di Bacoli, dove racconta la storia di questo testo, di questo libro e di queste parole. Ringrazio non solo Termocamini perché ha donato la rassegnera per le bici al Faro di Miseno, l'associazione Amici di Miseno che hanno donato le foriere, Legambiente che ha pulito il percorso naturale, i volontari di Miseno e Torre Caveda per le pulizie al pontile e all'aria, e l'associazione ciclisti Cycling Fitness. Va bene, ho citato il bacolese stretto, che sono qui presenti. Ringrazio stato Raffaele Liano, che conoscerete essere stato un grande ciclista italiano ed è bacolese, una quindicina d'anni fa vinse la maglia blu al Giro d'Italia, quindi ora per allora lo salutiamo con un applauso di ulteriore ringraziamento per aver onorato i colori italiani in generale, ma la nostra città è una competizione così importante come il Giro d'Italia. Non ho null'altro da aggiungere se non chiedervi di vivere questa giornata non solo come una giornata di festa il 2 giugno, ma di viverla tenendo con voi quei valori sacri che sono i valori della Repubblica. La Repubblica è un dono che abbiamo conquistato, ripeto, attraverso le battaglie, attraverso un voto che è stato, che ha avuto seguito ad una dittatura, ad un ventennio che abbiamo vissuto sul nostro territorio nazionale. I valori della Repubblica sono i valori della libertà, i valori del rispetto dell'altro, di considerare che la propria libertà finisce dove inizia quella altrui e di considerare, permettetemi, che ognuno di noi è chiamato al sacrificio quotidiano per difendere questi valori. Ognuno di noi è chiamato a dare un contributo per difendere questa città. Non si può pretendere tutto da un comune in dissesto o da forze dell'ordine che hanno personale risicato. Noi ci mettiamo l'anima, abbiamo il dovere di farlo, non vogliamo applauso per questo e lo facciamo. Quello che vi chiedo è di sacrificarvi ogni giorno per questa nostra splendida città, la città di Bacoli. E concludo con: oltre viva Bacoli, viva la Repubblica, viva l'Italia. Buona giornata a tutti. Bella Italia.